Tutti noi che manipoliamo il legno sappiamo bene quanto siano utili gli strettoi. Però, a volte alcuni sono fatti con materiali fragili, come la zama, e può succedere che si rompano. Quando questo caso si verifica, che facciamo? Buttiamo tutto? Certamente no. Un fai da te risolve il problema e recupera l'utensile. Anzi, lo fa pure più robusto. Alcuni pezzi di ferro di recupero ci possono dare benissimo il loro contributo. Con mola e lima si fanno i necessari ritocchi. Li saldiamo per ottenere questa forma che calzerà sull'asta del morsetto. Dopo aver spianato le saldature col disco della flessibile, assembliamo. Lo strettoio è ritornato a vivere. Spesa zero. Soddisfazione tanta.